Teramo saluta senza troppi rimpianti la Coppa Italia. Ad affrontare la Ternana ai quarti di finale ci sarà il Siena, che al Franchi batte il Diavolo 3-1 dopo una gara combattuta e che la squadra di Denino ha giocato bene finché è rimasta in parità numerica. L'inizio è biancorosso, bombaggio all'11esimo servito da Martignago, manca clamorosamente il bersaglio e così a metà tempo arriva il vantaggio bianconero. Guberti, partita di altissimo livello la sua, sfonda a destra e crossa per Campagnaccio, a cui non resta che appoggiare in porta la rete dell'1-0, tornando al gol dopo un'astinenza lunghissima. Il Teramo si scuote al 27esimo ed è Flori ad impegnare Ferrari prima di trovare la rete del meritato pari al minuto 33. E ancora Bombaggi, che col piazzato destro trova l'incrocio dei pali. Ferrari si allunga ma non può trattenere la sfera, che si insacca. Per il sardo è il sesto sigillo in stagione dopo i 5 realizzati nel campionato. L'equilibrio però dura pochissimo, perché dopo neppure 60 secondi Guberti, sempre lui, si prende la fascia mancina e serve all'indietro Tommaso Arrigoni. Sventola di destro di prima intenzione, Valentini non può nulla, Siena di nuovo in vantaggio con una marcatura bellissima che a conti fatti indirizzerà definitivamente il discorso qualificazione dalla parte dei toscani. Il Diavolo subisce il contraccolpo e starebbe per crollare al 38esimo quando Guberti segna, ma Cascone di Nocera annulla perché il pallone servito da un compagno di squadra aveva già superato la linea di fondo. Episodio dubbio al 41esimo, altro piazzato di Bombaggi, Ferrari frana su Minelli che rimane a terra, ma per il fischietto campano è tutto regolare, anche se l'anticipo dell'attaccante biancorosso è assolutamente evidente. Ripresa che si apre ancora più in salita per il Teramo. Al 49esimo infatti Martignago, già ammonito, accentua troppo la caduta in area sul contrasto di Ucadà e Cascone gli mostra il secondo giallo. Diavolo in 10 uomini e sotto di un gol, che non perde però in fase propulsiva perché al 56esimo Iotti spara alto dall'interno dell'area di rigore. Nel Siena è sempre Guberti il più pericoloso, il primo tentativo si perde sopra la traversa, sul secondo ci vogliono tutti i centimetri di Valentini per sventare la minaccia. Il Diavolo ha un sussulto sulla Secianci, ex applauditissimo al Franchi, Ilari, prima del terzo assist della serata di Guberti, stavolta per la conclusione vincente di Polidori che chiude i giochi. Il Teramo saluta la Coppa, ma lo sguardo è già domenica prossima, quando al Bonolis arriverà la prima della classe, la Regina, per una sfida determinante per il cammino biancorosso.